Undicesima stazione. Gesù viene crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere, e sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questi è Gesù, il re dei Giudei. L'iscrizione che Pilato ha fatto apporre sulla croce crea disagio ai giudei. Infatti, con quel cartello Pilato riconosce la regalità di Gesù. I sommi sacerdoti e gli altri devono prendere coscienza di questa verità. Lo hanno portato a Pilato per invidia, accusandolo di essersi proclamato re. Nella loro intenzione c'era la volontà di proclamare Gesù un bugiardo. Pilato, invece, prende la loro accusa e la fa diventare vera. In croce c'è il re dei giudei. Che strano trono ha scelto Gesù? Quello che era solo uno strumento di morte e supplizio, da allora è diventato segno della salvezza, segno della redenzione, segno della vita nuova. Gesù ha il potere di trasformare tutto con la sua presenza. Nello stesso modo che, assumendo la nostra carne mortale, ci ha aperto la strada alla vicinanza con Dio, facendo diventare ogni uomo figlio di Dio, così, abbracciando la croce, la trasforma in simbolo di salvezza. Anche oggi questo segno ci sconvolge e inasprisce gli animi. Lo vorremmo togliere dalla nostra vista. Come sommi sacerdoti non riusciamo a sostenerne la presenza. Diciamo insieme: abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Quando ci vergogniamo di te. Abbi pietà di noi. Quando rifiutiamo la tua croce. Abbi pietà di noi. Gesù, vorremmo amare come nelle favole, senza nessun impegno concreto. Abbi pietà di noi e insegnaci a scoprire che la croce è la via della salvezza. Acutardi ad cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi complaceo. Santa Madre, cantando il cielo.